Benissimo. Claudio Riccio, in studio, buongiorno. Michel Tsipras, grazie, buongiorno. Come va? Grazie. Allora, questa è la sua poltrona, a sinistra, notava Emiliano, ma perché il Movimento 5 Stelle a sinistra e il Nuovo Centrodestra che invece è nel governo dall'altra parte? Non lo so, è l'ordine delle cose. Questo per favorire l'entrata di Claudio. Per favorire l'entrata di Claudio. Va bene, allora, Quagliariello, parlamentare quasi epocale. Nel frattempo, all'interno del Parlamento, siede anche Sel, che si presenta con la lista Tsipras. Vediamo le nostre, diciamo, intenzioni di voto sulle ultime europee. Sono delle intenzioni di voto che noi abbiamo raccolto, mi sembra, venerdì, Riccio. L'altra Europa con Tsipras, devo dire, soltanto un mese fa era al 7%, adesso è più bassa, è al 3,9%. Perché? Perché il dibattito che c'è rispetto a un soggetto nuovo, perché la lista dell'altra Europa che propone Tsipras come Presidente della Commissione Europea è un progetto nuovo che unisce forze politiche esistenti come SEL che citava prima, ma anche altre, così come associazioni, realtà di movimento e del sociale. È un progetto che in questo momento, in un dibattito, se il dibattito è questo, è difficile che venga compreso il progetto, perché sembra, ascoltando anche il dibattito che c'è adesso, che ci siano da un lato delle forze come il Nuovo Centrodestra che difende gli imprenditori e l'innovazione, Renzi in mezzo, e dall'altro lato una forza politica come il Partito Democratico pronta a difendere i diritti dei precari e dei più deboli. Senza parlare di 5 Stelle. In realtà, mi riferivo al dibattito di adesso, quindi lo riducevo a questo, in realtà qui non c'è nessuno che prende realmente le difese dei soggetti più precari e dei lavoratori più precari. Cioè, e lo si vede, ragazzi, lo si vede dal decreto. Io sono una partita IVA, un freelance, vivo una condizione differente in termini di ricatto occupazionale dai lavoratori delle aziende in crisi, delle imprese in crisi, ma il problema dell'occupazione in questo paese lo viviamo direttamente sulla nostra pelle, e lo viviamo direttamente sulla nostra pelle perché sembra che il decreto Poletti di cui si discute adesso sia un decreto che blocca il mercato del lavoro ulteriormente, che dà troppe tutele ai lavoratori e ai lavoratori precari, quando in realtà non è così. Stiamo discutendo di un decreto che riesce nell'impresa assai difficile di peggiorare la riforma Fornero in termini di diritti e tutele per i lavoratori. Perché nel momento in cui si elimina la causalità nell'assunzione a tempo determinato, nel momento in cui si rende ancora più semplice utilizzare l'apprendistato non come strumento di formazione, ma come strumento per avere manodopera, diciamo, una tacca un pochino più qualificata. Cioè, questo stagisti, titolo dell'unità, Renzi ferma Alfano, lei lo contesta. Ma è un teatrino preelettorale palese, cioè un giochino delle parti per tirar su qualche voto e nello scontro tra una parte e l'altra. Ma il problema è Quagliariello che dice... Quagliariello, anche per ragioni familiari lo dovresti... La questione è però una, siamo tra tre baresi qui, però non c'entra nulla questo. Oggi è un po' troppo non c'entra sentico, nulla vabbè. Questo, perché il problema è un altro. Non cerchiamo, siccome noi abbiamo già poco spazio come lista, se possiamo evitare di perdere tempo, non c'è bisogno, me lo prendo io. D'impegno. Però la questione è una, se posso finire la questione. Perché Quagliariello prima diceva che le posizioni sul lavoro sono eccessivamente ideologiche alle volte, ma la sua è ideologica e non tiene i dati empirici, conto i dati empirici, perché la flessibilità del lavoro non è affatto vero che determina un aumento dell'occupazione, senatore, perché la questione è una. Esiste un indice, l'indice sulla rigidità del lavoro, un indice dell'OCSE, che il ministro Padoan dovrebbe conoscere bene, da cui si evince chiaramente che non ci sono significativi in questi 20 anni in cui è stato precarizzato il mercato del lavoro, in cui noi abbiamo perso tutele, diritti e anche potere d'acquisto in termini salariali. L'occupazione non è aumentata. E con il decreto Poletti va a aumentare ulteriormente la precarizzazione, vanno a ridursi ulteriormente le tutele. Allora non si può dire e pensare che il problema dell'occupazione in questo paese lo si risolva lavorando sulla domanda. Il problema è sull'offerta, il problema è sul fatto che c'è una mentalità che riguarda le politiche economiche come le politiche del lavoro, per la quale si pensa che l'Italia e l'Europa possano competere al ribasso sulla riduzione del costo del lavoro, delle tutele, dei diritti. Beh, noi, con anche noi con la Cina o con l'Est Europa sul costo non potremo competere mai. Elettrica, sì, però il ragionamento che ho fatto è competere sulle tutele. Ma come si può pensare che noi possiamo competere sulle tutele con la Cina? Noi possiamo competere sul terreno dell'innovazione, delle competenze che abbiamo. E invece che facciamo?
continuiamo a tagliare pure sull'università. E quindi però... Perché il DEF va a tagliare 70 milioni sull'università in due anni. Però Riccio, la storia della Lucchini come finisce, secondo lei? La storia della Lucchini finisce lei? Che quando ci sono, viene posto un problema di questo tipo viene ridotta alle somiglianze con il film di Virzì, che non si parla realmente di politiche industriali. In questo paese invece c'è bisogno di un discorso serio sulle politiche industriali. No, politiche industriali vuol dire però appunto riduzione del costo dell'energia, vuol dire... Ma noi abbiamo strangolato l'economia, sulla costruzione lavoro, contatti, di un'Europa su, fondata sulla compressione del debito, sull'ossessione che riducendo semplicemente un rapporto deficit-PIL si potesse intervenire in qualche modo sulla ripresa dell'economia. La crisi che noi abbiamo è frutto da un lato della speculazione finanziaria che ha avuto ricadute sull'economia reale e dall'altro lato il fatto che ci siamo affogati con le nostre stesse mani scegliendo una strada, quella delle politiche di austerità, che ha prodotto recessione. Allora, e questa cosa è una scelta politica, però. Voglio chiedere, l'ha fatta qualcuno. Una breve controreplica a Quagliariello e poi vedo il sindaco a Piombino e tra poco Eva, arriviamo da voi. Quagliariello. Ma io vorrei dire qualcosa che va oltre anche l'intervento di Claudio, che risponde anche a Liguori e a Passerini. Cioè, noi siamo in una situazione nella quale... siamo al governo perché riteniamo che questo paese, se no, sarebbe stato allo stremo. E questa non è soltanto una nostra sensazione. Cioè, noi delle riforme le dobbiamo fare. D'altra parte, non rinunziamo ad avere una concezione ideale, che non è ideologica, differente da quella del PD, che è comunque una forza socialdemocratica. Cioè, noi crediamo nella centralità della persona, noi crediamo che la società... Deve avere la supremazia sullo Stato. Noi crediamo che la persona si deve realizzare all'interno di una comunità. Cioè sono con i rinnovi da 5 a 8 volte in una... Sono tutti principi, scusami. Come ci si fa a realizzare? Scusami, se mi fai vedere, differenti da quelli della sinistra. Ora, a me pare che in questo Paese c'è chi ritiene di poter essere responsabile e avere ancora però questi principi. E allora sul lavoro fa una battaglia per cui la pensa diversamente da Riccio. Sì. Io credo che sia un dato, come posso dire, incontrovertibile. Prima c'erano le norme Biagi, poi ci sono state le norme Fornero, la disoccupazione è aumentata. Non abbiamo creato nuovo lavoro, ma abbiamo creato nuovi disoccupati. Questo non lo può negare nessuno. Così come, voglio dire un'altra cosa, sulle riforme strutturali, sul Senato, noi saremo più riformisti. Perché quello che diciamo non ci appassiona il Senato elettivo o non elettivo. Uno, non facciamo del Senato un dopolavoro. Emiliano ha fatto il sindaco. Pensa veramente di poter fare nello stesso tempo il sindaco di una grande città, il presidente della città metropolitana e il senatore? Il senatore? No, io non credo. Quindi il Senato non deve essere un luogo di nominati e di un'accolita di sindaci, con rispetto dei sindaci. Perché ho il rispetto per le città che governano e che hanno bisogno di questa cosa. Però l'accezione è a meno che il Senato non faccia veramente nulla, nel senso che poi alla fine... Esattamente, cioè il Senato non può essere un dopolavoro, una cosa inutile. Deve essere una cosa utile in cui la gente ci lavora e queste persone, se non vengono elette, ma si specializzano su questo e sono i rappresentanti delle regioni, questo credo che sia la soluzione migliore. Quello che voglio dire... E che a me pare che ci sia chi ormai, ho letto un bel interessante articolo di Bondi, che dice Forza Italia ha fallito, puntiamo su Renzi. Chi pensa che ormai in questo paese il nuovo bipolarismo sia quello tra Renzi e una forza protestataria come 5 Stelle e chi non si rassegna perché crede che la tradizione popolare... che allora, il centrodestra, che la tradizione liberale, cattolico-liberale, laico-riformatrice, ha bisogno invece di un futuro. Allora, merito delle questioni poi non si risponde mai, si ritorna sempre. Voglio andare sul merito della questione, voglio andare dal sindaco di Piombino. Eva, per favore, la domanda è questa. Ad oggi qual è l'ipotesi più plausibile di uscita dalla crisi della Lucchini di Piombino? Cioè come si mantengono in vita, se si può, questi altoforni?
Certo, poi dipende anche dal compratore se arriverà entro il 30 maggio, però giro questa domanda al sindaco di Piombino Gianni Anselmi. Lei sindaco in questa vicenda, come si suol dire, ci ha messo la faccia, è salito su questo tetto, ha dormito in piazza, è stato decine di volte a Roma. Qual è l'ipotesi più probabile per il futuro di questa acciaieria? Noi ci auguriamo che ci sia un compratore, ma mi faccia prima dare il buongiorno e ringraziare Gerardo Greco, la redazione di Agorà, per l'attenzione. Sì, noi siamo stati lì varie volte, anche un anno fa. Dedicato a questa vicenda. È stata invece ignobilmente oscurata dai media nazionali. Ed è una vicenda di rango nazionale e non solo, dal cui esito dipenderà il destino di migliaia di persone e di un intero territorio. Un territorio che civilmente, con grande dignità, spessore e con un livello democratico davvero degno di nota, sì, e meritevole di ogni rispetto, ha da anni proposto soluzioni alternative e che non può essere descritto come un territorio conservatore e arroccato intorno alle sue cose. Noi abbiamo proposto innovazione siderurgica, innovazione infrastrutturale, ci è stato chiesto, non abbiamo chiesto, di ospitare la Concordia qui, dal governo italiano, sì, e oggi si parla di non si sa quali destinazioni. Siamo in campo da anni per l'innovazione, non per la conservazione. Allora io trovo che tutti speriamo ci sia un compratore che faccia le cose che abbiamo condiviso con il governo, con la regione. Ringrazio il presidente Rossi per essere molto in campo in questa vicenda. Ha detto il governo ci mette 50 milioni, io non firmo l'accordo di programma intanto. Ma ieri non sera. Lo firmo nemmeno io, ma non mancano solo quelli, mancano sì, anche altre sì, cose. Sì, certo, certo. E non... Però mi dite allora che cosa si chiama è disposta a fare la città condiviso di Piombino. Va, chiedi al sindaco, prima un operaio diceva poi vedrete. Che cosa vedremo però? Mi sembra che le risposte adesso sì siano tutte appese a questo ipotetico compratore, forse indiano, non si capisce bene, ma insomma forse per indiano ora grandi possibilità. Mi sembra una storia questa, Eva, noi l'abbiamo raccontata esattamente un anno fa, quando siamo andati la prima volta, abbiamo cominciato all'epoca, mi sembra una storia dove il finale drammaticamente sembra già scritto, cioè un anno fa in realtà avevamo abbastanza capito che la fine sarebbe stata questa se non si trovava un compratore. Gerardo Greco dice questa sembra una storia già scritta, no? Già un anno fa sembrava un destino, diciamo, inevitabile se non si fosse affacciato un compratore. Oggi oggettivamente quali sono le proposte? Questo altoforno chiude, verrà fatto un forno elettrico, verrà riconvertito, verrà ampliato il porto per smantellare le navi. Che cosa si vede da qui a 3 anni per il futuro di questi? Nel frattempo sono centinaia intorno a me gli operai. Che cosa ne sarà di loro, sindaco? Guardi, noi il progetto di innovazione territoriale l'abbiamo messo in campo. Prevede sviluppo del porto, i lavori sono in corso, con fondali a meno 20 metri, nuove banchine, nuovi piazzali. Prevede un polo di trattamento delle grandi navi, del loro refitting, del recupero del rottame a chilometro zero, funzionale all'acciaieria. Certo. Prevede un corex per la produzione della ghisa, combinato con un forno elettrico o due forni elettrici per la produzione di acciaio più flessibile e analogamente qualitativa. Eva, scusa, chiedi al sindaco cos'è disposto a fare se tutto questo non si realizza, cioè qual è l'ultima loro possibilità europea. Si è arrampicato sul tetto, che cosa vuole fare se a tutto questo non si arriva, se non ci sono i 50 milioni, se non c'è il compratore? Cosa fa il sindaco di Piombino? Ci chiedono, sindaco, lei che cosa è disposto a fare se queste cose di cui ci sta parlando, lei è già salito su un tetto, no, simbolicamente, se queste cose, 50 milioni, il forno elettrico, l'ampliamento del porto, la riconversione delle navi, eccetera, non arrivano, lei che cosa farà? Ma qui non c'è da fare, come dire, da dichiararsi disposti a fare chissà cosa, c'è da lavorare e da fare le persone serie. Ma le persone serie devono essere in tante quando si sta intorno a un tavolo, non può essere chiesta responsabilità unicamente a noi. Il progetto di innovazione territoriale di cui ho parlato è in campo da tempo. Questa gente si è attaccata al suo altoforno perché le riforme, gli interventi di trasformazione complessa si anticipano e si guidano. La politica deve anticipare, non inseguire. Ma se questo non avviene, è evidente che non ci resta che parlare di ammortizzatori sociali. Sono l'ultima spiaggia. Noi vogliamo difendere il lavoro, non conquistare gli ammortizzatori sociali. E avevamo lavorato per questo. Allora, su questo è il punto.
su questi applausi io riprendo la linea studio, perché questi applausi sono la politica che deve vedere prima. Paolo Liguori, dove sei? Eccoti sì. Qua. Ovviamente, beh, segnalano quello che dicevi tu. Beh, c'è questa scommessa di Renzi, vediamo dove si riesce ad arrivare. E c'è questa lettera di Bondi, che prima ha citato Quagliariello, sulla Stampa, che dice, ma insomma, anche se Berlusconi avrà un successo relativo in questa campagna elettorale da qui a un mese, però resta un gigantesco problema di identità del centrodestra. Il centrodestra in Italia va in qualche modo ripensato. Secondo te come va ripensato? Io ho capito quello che diceva Quagliariello, che l'ha detto molto chiaramente, e in sostanza non mi oppongo a quello che ha detto. Dal suo punto di vista ha ragione, lui praticamente, anche senza troppi giri di parole, diceva: guardate, bisogna credere in due progetti alternativi e non in questa emergenza, da un lato Renzi, dall'altro il 5 Stelle e poi più nulla. Va bene, però dico a Quagliariello, ma dico a tutti, per quello che dicevo anche prima, in questo momento c'è una forte nebbia sul vero cambiamento che sta avvenendo, ancora più forte di quello che succede nel centrodestra, parallelo, se vogliamo, simmetrico, che sta avvenendo dentro il PD. È ovvio che il segretario del PD, Presidente del Consiglio, non stia lì tutti i giorni a dire: per carità, usciamo con le nostre viscere e facciamo vedere al Paese che c'è una rivoluzione dentro. Ma è così, ma lo si vede da Piombino al decreto sul lavoro. Cioè, noi abbiamo un'incrostazione ideologica in questo Paese per cui un bravo e simpatico giovane come Riccio ancora viene in televisione e dice: la flessibilità non crea posti di lavoro. Lo dice quando Nozze, tutto il mondo sa. Perché l'ho studiato sui libri e sui classi. Scusami, Riccio, ma io apprezzo le cose che dici te, anche fanno parte del nostro mondo, però sono proprio legate a uno schema antico, altro che la CGIL. Cioè, tutto il mondo sa che solo la flessibilità crea posti di lavoro o comunque attacca la disoccupazione, che non è la stessa cosa. Combattere la disoccupazione e creare l'occupazione non è automaticamente la stessa cosa, questo penso che lo sappiano tutti gli economisti. Però quando Piombino dice: noi abbiamo un progetto di flessibilità del nostro lavoro, tant'è che lavoravamo negli altoforni e siamo disposti a fare altro, ma vogliamo che ci aiutino a fare altro, noi non possiamo impantanarci perché un decreto sul lavoro non è esattamente l'occupazione, perché già Monti e la Fornero su questo hanno dato, e lo ricordava Quagliariello, una prova drammatica di come si può sbagliare non facendo riforme ma mettendo nuove regole. Allora, Renzi ci sta provando, questo è il problema, Quagliariello. Renzi sta conducendo questa danza nel suo partito. Dall'altra parte, chi ha valori diversi, e anche io ho valori diversi da quelli del PD, anche te, è giusto che li difenda, è giusto che li difenda, ma ci vuole dialettica con questo processo. Non si tratta di dire o Renzi o Grillo e nient'altro, no, c'è da rispettare chi fa un'altra battaglia, c'è da unire chi fa un'altra battaglia, ma capisci che in questo momento, con una lobby della CGIL che ti ferma un decreto del lavoro, quello è il problema che tu ti trovi di fronte. Scusami, eccoci, ma la pensiamo allo stesso modo, noi siamo al governo con Renzi, non siamo al governo con Grillo, e sul lavoro diciamo: non rinunziamo alle nostre battaglie, andiamo fino in fondo, ma non è che portiamo il paese nel baratro per questo. Quindi stai esattamente, e forse con più chiarezza di me, declinando quella che è la nostra posizione. Sì, ma non vedere avversari, io lo capisco, che c'è una sindrome dell'accerchiamento oggi per quanto riguarda Forza Italia, per quanto riguarda il nuovo centrodestra. Io non accerchio nessuno, mi sento io accerchiato da un mondo che non sta più in piedi e che non ci dà nessuna risposta. Allora è chiaro che Renzi non è sicuro che dica la verità. Voi lo sapete, quando io sento i dibattiti in televisione e s'alza uno e dice: ma forse è un parolaio, ci sta truffando, io sorrido, perché nessuno è sicuro che ci sarà la copertura nel 2015, ma io, se potessi, vi direi: chi se ne frega, cioè fa bene Renzi a dire: faccio questo e poi la troveremo la copertura, allora, perché così bisogna fare la politica.
salviamo Piombino e poi li troveremo i compratori, li troveremo i mezzi, va salviamo bene. L'Ilva perché si fa Mare Nostrum, ma si deve fare pure acciaio Nostrum, si deve fare pure lavoro Nostrum, manifattura Nostrum, sennò siamo un paese perduto. Allora Emiliano e poi Riccio, esiste questa componente del PD cigellina sindacalizzata che oggi sembra essere... Già, lo spauracchio che poi tiene tutto il dibattito politico di questo pomeriggio, di domani, della fiducia. C'è quest'ala che leggiamo sulla stampa, prima l'abbiamo aperta la stampa, c'è questo spettro della CGIL, del sindacato rosso, che, come dire, pone dei problemi anche di imbarazzo politico nell'alleato Nuovo Centrodestra. Ora, che la CGIL abbia un peso politico non c'è dubbio, ma che esista un gruppo, come posso dire, lobbisti della CGIL dentro il PD in termini militari, questo lo escludo. Il punto chiave è un altro. Io ho una cultura politica che è identica a quella di Claudio Riccio, significo il cognome perché è candidato alle elezioni europee. Ma lui ha detto che è in grado di fare da solo la campagna elettorale. Va bene, allora, adesso arrivo. È la stessa cultura, però ovviamente a un certo punto mi sono accorto che con questa cultura, c'è questa solidarietà, del contratto, diciamo, interideologica pugliese, no, che no, siccome lui ha fatto per me due campagne elettorali, sì, mi sembra giusto che io faccia la stessa cosa. Non l'avrebbe fatto Emiliano se fosse stato candidato. Se fosse stato candidato Emiliano non l'avrebbe fatto. Vabbè, avrei creato degli imbarazzi. Non ci sono conflitti di interesse. Sono abituati. Che dici, Paolo? Come Berlusconi, si candida Pina Picerno, però. Esatto, Emiliano, che io vorrei salutare approfittando di questo momento ecumenico. Ha ricalibrato Liguori. È un grande giornalista. Allora, volevo dire che la nostra cultura è la stessa, però siccome conosco anche Gaetano Quagliariello, che è barese anche lui, penso che anche lui sarebbe contentissimo se noi riuscissimo ad avere un contratto unico a tempo indeterminato e nessun'altra forma di flessibilità. Solo che ci siamo resi conto, con diciamo livelli diversi di coscienza, che questo modello non funziona, cioè crea difficoltà e dobbiamo trovare la mediazione giusta. La mediazione non ha natura ideologica, ma ha natura pratica e su questo ci stiamo sforzando. Ovviamente 5 rinnovi da 3 anni sono 15 anni di precariato, 8, 24. A me mi sembra una mostruosità. Onestamente, no, lo dico. Precariato che può essere. Dopo tre trienni, basta. Sono cioè, anni. Si decida se allora, questo lavoratore serve o non serve. Non è questione se serve però, o non serve. Il vero problema io su questo è la programmazione questo, dell'attività il economica. Il vero problema è portare un imprenditore a dire io questo lavoratore lo prendo, sì, cioè il problema non è quello che chiedo cioè, scusa quello, Gaetano, che voi, quello che voi dite cioè non lo prendo per l'eternità però, per la vita ma intanto io lo prendo e ho la possibilità dopo poi trienni, sì, dopo tre trienni hai un problema di strutturale dentro l'azienda, sì, puoi aprire una vertenza per la riduzione del personale anche dopo con la normativa trienni, però la Lucchini non c'è più, Riccio. È un po' più complicato allora, ma facciamo fare campagna elettorale a Riccio no ma non è questione di campagna elettorale è questione di porre delle questioni. Perché è una cosa, perché uno scherzo pugliese qui sembra, che si fa a Bari. Perché poi Emiliano è bravo a essere ecumenico con tutti e sembra quasi che diciamo siamo dalla stessa parte. Sei segretario regionale di un partito allora, che è al governo con Quagliariello. Ma gliel'ha fatta campagna elettorale? Gliel'ha fatta campagna elettorale? È il sindaco della mia città, l'ho votato, l'ho sostenuto in una campagna elettorale. Allora. Ma stiamo discutendo non del sindaco Michele Emiliano, stiamo discutendo di Michele Emiliano che è anche segretario regionale, ormai esponente affermato di un partito, sì, del Partito Democratico. Infatti sto dicendo che non condivido. Partito Democratico non ho mai votato in vita mia. No, dai, adesso ho votato come sindaco, non come Partito Democratico. Non ho mai votato e mai lo voterò perché credo che esiste un tema che è la responsabilità politica di quello che si fa e se si sceglie di votare alcuni provvedimenti, se si sceglie di votare come il Partito Democratico e Quagliariello hanno fatto, votare il fiscal compact e il pareggio di bilancio, se si decide di votare delle leggi che precarizzano il lavoro, per me si sta dalla parte, da un'altra parte che non è quella che tutela i diritti dei più deboli e dei più precari, perché qui stiamo discutendo di che modello di organizzazione del lavoro, sì, pensiamo deboli sia sono utile. Quelli che non hanno lavoro. Allora, no, ma non è questione che se non hanno lavoro continuiamo ad accettare un meccanismo per cui si consente il lavoro gratuito,
gli stage quello non che ti sei guadagnato è o questo allora, o stai a casa o così, non c'è lavoro. Non è così, perché il lavoro, perché il lavoro è frutto delle politiche delle politiche economiche, delle politiche del lavoro. In una situazione come questa, dice guadagnato, in cui le materie prime costano troppo, in cui la burocrazia t'ammazza, e l'imprenditore non assume se non così. La situazione economica attuale non è frutto del caso, la situazione recessiva dell'Italia non è frutto del caso, è frutto di scelte politiche. E di conseguenza scelte politiche possono riorientare diversamente il problema che si concentra sull'offerta. È quello che dice ovvero il sindaco sull'idea di che il lavoro oggi in Italia non ci sia perché ci sono lavoratori poco disponibili ad accettare bassi salari e tutele ridotte. In realtà queste tutele, le tutele sono già troppo ridotte, i salari sono già troppo bassi, e con salari così bassi, quando un mio coetaneo, io ho 29 anni, deve tirare a campare con 400-500 euro al mese, non incide minimamente sui consumi, non aiuta minimamente a lavorare a far partire l'economia. E questo evidente. Lo dovrebbe sapere bene chi fa oggi lo allora, spottone però, 70 euro. Allora, però, di fronte a tutto questo, Riccio, di fronte a quello che lei escluso, mi dice, però, la domanda finale, e davvero sto chiudendo, Walter, la vorrei fare a te. Cioè, noi questa storia della Lucchini l'abbiamo cominciato a seguire da un anno fa e avevamo più o meno capito che sarebbe andata a finire così, cioè che ci sarebbe stato uno spegnimento preventivo, questo coma farmacologico dell'altoforno che può essere invertito soltanto entro un mese, dopodiché lì si chiude per sempre. E allora a questo punto però viene da pensare se tutta questa situazione in cui ci troviamo con la disoccupazione giovanile al 42,5%, non so Tommaso quanto sia, una cosa devastante, una disoccupazione invece generale sopra il 12%, non sia qualcosa di diverso, cioè non sia, come dire, la condanna al fatto che per esempio i lavori che fa la Lucchini l'Italia non se li può più permettere, non li può più fare, e questo il senso di cui discutiamo? È uno dei temi, esatto, perché vedi, il problema è che sento dire che il problema del lavoro non dipende dalla domanda ma dipende dall'offerta. Io dico che dipende sia dalla domanda che dall'offerta, parliamoci chiaro. E se noi produciamo qualche cosa che non ha mercato, è evidente che il problema è quello di trovare fattori di attrattività per altri settori in Italia, cioè perché un investitore straniero dovrebbe venire a investire in Italia? Perché un imprenditore italiano dovrebbe continuare a fare l'imprenditore? Evidentemente se c'è domanda. Allora, per esserci la domanda ci vuole una cabina di regia, ci vuole un'idea di paese, un'idea di economia, un'idea di politica industriale, e la discussione dovrebbe cominciare su questo. Ci sono dei giacimenti territoriali, ci sono dei giacimenti nazionali ed europei. Questo è il punto. Allora, il problema è che noi abbiamo in questo momento una situazione, diciamo, di emergenza sociale, perché abbiamo 9 milioni di persone a forte disagio occupazionale. Sì. Questo è un problema sociale enorme e non sappiamo gestirlo. Secondo tema, che forse è il fattore K, come si dice, cioè quel fattore che aiuterà a uscire dalla situazione, i primi venti di ripresa. Allora è chiaro che in un momento di ripresa incerta, ancora debole, un imprenditore non si sente, come dire, portato ad assumere a tempo indeterminato, ha bisogno, come dire, di un passaggio, no? Di un vento di passaggio che lo accompagni in questa fase di transizione. E questo è il senso che voleva avere quella manovra, che però rischia di pasticciare tutto. Perché? E torniamo al tema delle regole. Perché in Italia ci sono troppe formule contrattuali che permettono troppi abusi. Qui nasce la diffidenza. Allora, ritornare all'integrità del Job Act vuol dire cominciare a parlare seriamente, non di contratto a termine, di apprendistato sicuramente sì, ma di quel contratto che prevede 36 mesi, diciamo così, di prova e poi l'inserimento di tutte le tutele possibili a partire dal 37esimo mese. Questo non è un dibattito di lana caprina. Se accompagnato alle tutele delle persone che soffrono in questo momento e che però rischiano insomma, tutto il pacchetto, completo tutto, che deve passare. Tutto il pacchetto, tutto il pacchetto. Non vorrei che la questione Lucchini finisse come è finito il libro di Ermanno Rea, che consiglio di leggere, La dismissione. Quell'acciaieria di Bagnoli è stata spacchettata e portata in Cina.
che più o meno è il senso di come finiva la storia del film di Virzì che abbiamo citato prima. Le cose al loro nome, perché è evidente che non servono 3 anni per avere la prova, appunto, che uno sa più o meno lavorare. Quando meno, non è quello. Sì, lo so, ma quando meno restituiamo la dignità alla parola, non è un periodo di prova, è un mese, uno lo sa se va. Il problema è la prova eterna. Sì, è l'eternità della vita lavorativa. Sono 6 mesi di prova, 30 mesi con l'indennità economica, senza applicazione dello statuto. Così sarebbe più ragionevole. Sono 6 mesi di prova. Rapidamente, Tommaso, perché poi voglio chiedervi dell'ultima cosa di cui abbiamo parlato molto poco, e cioè di Berlusconi. Però sto chiudendo. Di Berlusconi che tra una settimana comincia l'affidamento ai servizi sociali. Comincia la campagna elettorale. La campagna elettorale la comincerà formalmente, penso, domani sera. Porta a porta, come sempre succede, devo dire, da 20 anni a questa parte. Sì, però si prepara anche per un'invasione di telegiornali nazionali, noi locali. Noi lo aspettiamo qui a braccia aperte. Nucleari. Però questa lettera di Bondi oggi sulla stampa... Questa lettera di Bondi segnala che... No, diceva bene il professore Quagliariello prima, segnala il fatto che dentro... Si è laureato con me per questo. Sì, anch'io quasi stavo per laurearmi con lui, poi no. Sì, comunque segnala che c'è, come dire, un movimento lungo dentro Forza Italia che va in quella direzione e che io non escludo che in caso di un'affermazione netta del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee possa coinvolgere lo stesso Berlusconi. Cioè, alla fine i due binari, quello della riforma delle istituzioni, il patto, come se dalle due Renzi, maggioranze ne possa nascere alla fine, possano fondersi alla fine in una si sola. Fondono e quindi alla però fine la condizione perché alla fine questo però succede... la scommessa al nuovo centrodestra sarebbe stata tutto sommato perduta, perché se c'è l'originale sono stati pionieri loro. Però sono stati pionieri, hanno indicato la strada. Scusami, no, il problema è un altro. Noi, con buona pace di Emiliano, che probabilmente sarà contento di questo, noi con Renzi ci possiamo fare un accordo provvisorio, ma non ci andremo mai. Non saremo mai lo stesso partito, perché non in Europa, mai dalla stessa parte alle elezioni. In Europa Renzi ha fatto una cosa che non ha fatto nemmeno Veltroni, nemmeno Bersani, e secondo me ha fatto bene, cioè ha preso il partito e l'ha portato nella socialdemocrazia europea. Noi vogliamo costruire in tutta Europa, ci sta un'altra parte, che è quella popolare, che governa in Germania, che governa in Spagna, e noi vogliamo ricostruire quello. Nel momento nel quale Forza Italia ha perso il suo magnetismo, lo dice anche Bondi oggi, lo dice oggi, è evidente, cioè abbiamo perso, almeno noi stiamo cercando di creare un nuovo magnetismo per fare il centrodestra del futuro. Cioè, noi non ci arrendiamo a un paese dove bisogna scegliere tra Renzi e Grillo. Dove va la rappresentanza dei moderati italiani? La rappresentanza dei moderati italiani, che oggi andrebbe al 18% circa a Forza Italia, deve trovare uno sbocco. E c'è il nuovo centrodestra, che diceva Ricci. No, che in Europa in realtà in 14 paesi socialisti e popolari governano assieme e il 74% delle votazioni in Parlamento europeo sono state coincidenti tra popolari e socialdemocratici. Quindi queste due grandi famiglie di cui parla il professore Quagliariello sono in realtà delle famiglie che anche sul piano europeo mantengono le larghe intese, di fatto, che è quello che noi come lista dell'altra Europa sosteniamo. Posso dirti una cosa? Vedi, Riccio, anche in Inghilterra, che è il paese bipolare per eccellenza, c'è un governo questa volta di coalizione. Questo è un grande cambiamento dei sistemi politici. Però verso una fase meno democratica. Non è un cambiamento per forza, per certi versi per forza negativo, perché il bipolarismo si fonda su una cosa, se non vogliamo il bipolarismo rusticano che c'è stato dal 94, sul fatto di essere avversari, non nemici. Quando a un certo punto uno non può governare perché non gli ha dato i voti il paese e quindi il paese rischia di rimanere senza governo, si possono anche fare temporaneamente scelte di quel tipo, senza perdere la faccia, perdere i propri valori. Sai, il problema è che non prendete più i voti. Uno ha paura perché... di contaminarsi nel momento in cui non è sicuro dei propri principi, cosa che sta capitando a Forza Italia. Quando uno è certo dei propri principi, si può anche contaminare per un periodo. Però quando voglio chiudere con Piombino, arrivo. Rosa, hai qualche ultima ora da Montecitorio, rapidamente?
più che da Montecitorio, l'ultima ora ce l'ho dallo staff di Berlusconi, sì, che sarebbe atteso alle 17 a Milano in via Numa Pompilio, nelle sedi dell'UE, cioè l'ufficio di esecuzione penale esterna, sì, dovrà firmare, pare senza i suoi avvocati, quel verbale che lo affida all'istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Ci dicono anche che non sarebbe più il 28 la data d'inizio, insomma, di prestazione di servizio ai servizi sociali, ma dovrebbe essere, insomma, più in là, entro il prossimo fine settimana, insomma, quindi si dedicherà prima, diciamo, all'invasione, come diceva l'abate, di TG e poi anche talk show a partire dalla prossima settimana. L'invasione credo sia già cominciata, vero? Domani pomeriggio. A proposito di Berlusconi. Campagna elettorale, ma un tema in realtà che già avevano toccato in molti, perché non è soltanto un appello ai moderati, quello di Forza Italia, a richiamare i moderati, ma anche agli animalisti. Ieri, come no, l'altro cioè, ieri c'è stata l'inaugurazione del primo circolo di Forza Italia intitolato a Dudu, il cane della compagna, è in provincia di Reggio Calabria. Era presente anche Luna Berlusconi, nipote appunto del presidente, figlia di Paolo, e, esattamente, che ci ha tenuto a dire: questa è una battaglia seria, quella animalista, quindi per favore prendete sul serio questa cosa. E anche a commentare: sarà una bella esperienza sia per mio zio che per gli anziani quella dei servizi sociali. Vediamolo. Dietro questo nome c'è l'idea di Nino, che è un progetto animalista importante sul territorio, quindi ci si vuole sempre fermare a prendere in giro il concetto di Dudu, facciamolo fare. Intanto questi lavorano, però. Lasciamo il Paolo, sto chiudendo, scusami, ma è una cosa seria questa? E come direbbe Papa Francesco, chi sono io per giudicare? Certo, sono io. Hai ragione. Evviva! Va bene, chi siamo noi per giudicare tutto questo? Esattamente. Va bene, chiudiamo con Francesco, anzi, chiudiamo con Piombino. Eva, un minuto per chiudere da là, per raccontare un anno dopo le ultime ore di questo alto forno, che è chiuso, sta chiudendo in questo momento, vero? Sono veramente in questi minuti. Sì, sono proprio le ultime ore di vita dell'Alto Forno, e ovviamente insieme all'Alto Forno qua si spegne una città intera. Ecco il motivo della piazza, insomma, di questi ragazzi che sono venuti con le magliette, perché sono il futuro. Gabriele, tu quanti anni hai? 20. 20 anni, mi diceva prima, io di contratti a chiamata ne ho già avuti 5 in 9 mesi. Com'è il futuro? Come vedi il futuro per te? Non lo vedo buono, sinceramente. Poi, se sapessi com'è il futuro, non sarei sicuramente qui. L'unica cosa che posso dire è che noi ragazzi del collettivo studentesco Tre Passi Avanti siamo venuti qui per sostenere la città, per sostenere Piombino, la fabbrica, l'operai. Sì. Chiunque creda sempre appunto a un futuro migliore. E l'unica cosa che posso, cioè, che volevo dire è, tornando al discorso di Roberto, che purtroppo noi ormai ci meravigliamo se una sola persona in Parlamento parla di questa vicenda, invece credo che dovrebbero parlarne molte più persone, molta più gente dovrebbe parlare tutto quello che sta accadendo qui ora. Ecco, scusa Gerardo, gli ultimi 10 secondi, però sì, volevo farli fare a Cristina, perché qui ci sono anche le donne, lavoratrici delle mense, sono le commercianti di Piombino. Cristina, no? Lei ha anche 2 figli, mi diceva, e il suo stipendio è fondamentale. Per la famiglia. Per la famiglia, come lo stipendio di tutte le donne che lavorano qui dentro, siamo tutte part-time, spesso monoreddito, e quindi cioè, 2 anni che lavoriamo con il minimo di stipendio e facciamo lavori anche molto pesanti, abbiamo bisogno di sostenere la nostra famiglia e i nostri figli. Quindi se si spenge l'alto forno, se si chiude la Lucchini, per noi alla fine in questa zona lavoro femminile non ce n'è assolutamente, quindi non è che possiamo avere un'alternativa, e dobbiamo dimostrare ai nostri figli di dargli un futuro, di creare un futuro per loro soprattutto, insieme ai nostri mariti, chi ce le ha e chi non ce le ha. Va bene. Futuro com'è, Irene Landi? Ilaria. Ilaria. Il futuro è difficile, qui il messaggio deve passare chiaro, siamo alle porte di un dramma sociale veramente grave per Piombino e per il comprensorio. Non deve passare però il messaggio che la battaglia per tenere in piedi l'alto forno è solo una battaglia ideologica, perché allora, qui ci spengono il vecchio senza darci alcuna certezza sul nuovo, rischiando di farci perdere una parte importantissima di mercato. Piombino ha un'eccellenza, non deve chiudere assolutamente. Perché la trasmissione sta per chiudere. No, ti chiedo ancora una cosa, Eva, se possiamo aprire il raggio della telecamera, sì, possiamo vedere che cosa c'è in questo momento
davanti ai cancelli dell'Alto Forno che sta chiudendo. Se possiamo far vedere un po' il allargare l'angolo. Ecco qua. Ecco qui, questi sono, quanti sono? Un centinaio di operai. È diventato un cerchio intorno a noi. Sì, lo vedo. Va bene. Sì, sono 150 allora, circa, adesso qualcuno se n'è entrato dentro la fabbrica per il turno delle 10 appunto. Va bene, un turno, come dire, storico. Però perché sono in rappresentanza di 2000 ovviamente. È ovvio, turno anzi forse storico, di 4000 persone con tutto acceso, l'indotto. Qui c'è commozione. Sì, per capire che questo è l'ultimo turno con l'Alto Forno è un giorno che acceso, resterà nella storia di questa città. È abbastanza chiaro. Ok, benissimo. Io ho finito, c'era scritto su quella maglietta di quel ragazzo l'Alto Forno, Piombino, non deve chiudere. Il problema di cui discutiamo oggi è che cosa deve diventare Piombino. Allora, intanto, questa era Agorà, tagli di tagli e battaglie, ma non chiudiamo se non abbiamo i dati di ascolto. La nostra Silvia Motta a Milano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, ieri sera intanto...